di noi vive mettendo sulla scena della vita un mito e ciascuno di noi si risolve, si riscatta, si libera quando vede il mito che sta mettendo sulla scena della vita vivendo. Vedere questo mito vuol dire divenirlo. Questo mito è la missione della nostra anima, il perché la nostra anima è venuta. Come possiamo conoscere la nostra missione nel mondo? Non possiamo conoscerla attraverso la mente, perché questa missione è più grande della mente. La mente non può conoscerla. Conoscere la missione della nostra anima, conoscere la nostra missione nel mondo significa divenirla. E gli avi, i nostri avi, sono parti integranti di questa missione. Possono venire ad aiutarci a comprenderla, possono venire a noi per aiutarci a descrivere la nostra missione e descrivendola noi la realizziamo. Quindi gli avi sono immagini attraverso le quali noi possiamo aiutare noi stessi a compiere la nostra missione. Ecco perché è bello lavorare con gli avi, ecco perché è utile fare psicogenealogia o costellazioni familiari, per esempio, o lavorare con le carte dei Nat che ci aiutano a dialogare con gli avi. Perché dialogando con gli avi noi portiamo più facilmente a compimento la nostra missione. E vediamo il mito che stiamo mettendo sulla scena della vita vivendo. La nostra vita è una grande immagine complessa. Secondo quello che ci dice il Bardo Tosgroli, il libro tibetano dei morti, quando moriamo noi siamo chiamati a fare esperienza del fatto che tutto ciò che abbiamo vissuto in vita è stato solo come se fosse vero. In realtà è stato un sogno, un'immagine, una grande imago, appunto, un'immagine complessa, come un grande ologramma in cui il tutto è nella parte e la parte nel tutto. Questa grande immagine comprende anche i nostri avi, comprende le immagini delle nostre vite passate, comprende la nostra vita onirica, è veramente un'immagine universale. Ed è un'immagine poetica, cioè un'immagine mitica, mitologica, non è un'immagine logica in cui le cose funzionano sulla base della legge della causa e dell'effetto, del prima e del dopo. No, le leggi che governano questa grande immagine sono leggi naturali e quindi sono leggi estetiche, poetiche, sono le leggi della bellezza. Ecco che il lavoro con i nostri avi ci porta a scoprire questo nella misura in cui noi riusciamo ad amare i nostri avi, a liberarli da tutte quelle categorie mentali attraverso le quali il pensiero logico le giudica, le critica, le filtra, le analizza e riusciamo a liberare le immagini dei nostri avi dalla gabbia del giudizio critico, del pensiero logico, meccanicistico e riusciamo a portarle in una dimensione naturale, magica, poetica, che è la dimensione dell'amore e della bellezza. Nella misura in cui noi riusciamo a fare ciò, allora noi riusciamo a pacificare le immagini dei nostri avi, che sono parte integranti di quella grande imago che poi è l'immagine della nostra vita.
e quindi riusciamo a pacificare la nostra vita, a renderla serena e a renderla bella, poetica, estetica, un'esperienza estetica, che è l'esperienza del sacro, del darsi, dell'amore, della bellezza, appunto.